di nostra vita. Ci avviamo perché alla... qua, ragazzi, ci avviamo al totem. Ci avviamo all'oracolo di Delfi. Salutiamo il buon Andy di oggi. Andy, ciao caro, che con Davide De Marinis è in uscita con Piove di Rotto. Qui c'è un bel sole per qui, il momento. Guarda, sono 2 settimane che c'è il sole qui. Mi preoccupa un po' la cosa. Magari quando andrà in onda, quando verrà pubblicato il video, sarà un momento di maltempo. Mamma mia, veramente ci sarà un'inondazione. Sì? Sì, Brescia, no, sì. Per Andy, no. Caffè? Quale? Caffè normale, sì. Normale? Con zucchero normale? Sì. Grazie. Quelli veri, guarda che lo bevono senza zucchero. Senza zucchero. Quelli veri? Quelli io, veri, sì. Senza, ci vuole. Io senza zucchero proprio non, almeno non, una non puntina ti gusta? Sì. Io ce l'hai un po' del prezioso tu, eh? Ce l'ho anche forse del diabete, no. Io ho una certa età. Ha una certa età, posso... Devi sapere che Dani, quanti anni gli dai? Beh, sei più giovane di me, lei. Guarda che qua c'è un quiz importante, Io sono dell'86. Invece... Va bene. Quanti anni... Numero, vogliamo il numero. Io? Sì. No, quanti anni Andy dà a Dani? Di numero, proprio. 34, 35. Vedi che ci cascano tutti. Allora subito, non ci sono i filtri. No, questa è vera, E invece Dani, quanti anni hai? Puoi dirlo. Per adesso ne ho 43, dopo... 43, Andy? Ah, sì, no, sì. Non si vedono, però si sentono. Vabbè, piove al dirotto, tra poco, e quindi lanciamo subito la sigla. Sigla, via! Extra Time, benvenuti, ospite di giornata Andy, ciao Andy. Ciao. Perché con Davide De Marinis, che salutiamo, caramente anche lui un grande amico di Radio Bruno Brescia, è uscito in questi giorni con un bellissimo brano intitolato Piove a dirotto, anche se oggi c'è il sole, specifichiamo. Esatto. Parlaci di questo brano, insomma. Ma intanto Piove a dirotto non è riferito comunque, come si può pensare... Meteorologico. Sì, ecco... È uno stato d'animo, un momento, no? Un'emozione, ecco, abbiamo dovuto un po' giocare con queste, quelle parole, ecco. Piove di rotto adesso è da un po' che è fuori, in tutti gli store digitali, in radio, lo stiamo presentando, e l'abbiamo scritto a quattro mani, è un brano che parla... Quattro mani con? Io e Davide De Marinis, ok. Quindi entrambi autori? Sì, chiaramente l'idea è partita da me, avevo fatto questo provino, ci tenevo molto a fare questa collaborazione con lui, gliel'ho presentata e poi dopo lui è stato colpito, insomma, da anche il mio modo di scrivere, quindi abbiamo deciso poi di lavorarci e è nata questa, insomma, questa collaborazione. Quindi parla di uno stato d'animo, evidentemente non troppo positivo in questo momento. Beh, parla un po' del tempo che passa, delle emozioni che uno riscopre dopo anni passati che magari aveva dimenticato, e poi basta poco, magari una foto, una canzone, un ricordo e ti sblocca qualcosa dentro, ecco. E in quanto tempo dall'incontro con Davide siete riusciti a realizzare questo brano finito? È stato un parto un po' lungo oppure è stato proprio molto semplice e in poco tempo siete riusciti a registrarlo? Allora, la prima bozza io l'avevo mandata un anno fa, poi dopo non ci siamo sentiti per un po', nel senso non ci siamo confrontati sul brano, e poi dopo abbiamo deciso di farlo, di realizzarlo dopo l'estate, siamo incontrati. Però poi dopo è stato tutto abbastanza veloce, perché è stato tutto un lavoro genuino, spontaneo, quindi ci siamo trovati bene. Nel giro di 2 mesi abbiamo fatto tutto, registrato il brano. C'è stata una bella chimica, quindi, tra di voi, bene. Registrato il brano, abbiamo fatto il video, e appunto che si può trovare su YouTube. E quindi poi dopo, dall'inizio del lavoro in cui abbiamo detto iniziamo, è stato abbastanza veloce. Voi avete avuto anche l'intervista con il TG1, sì, con TG.com, quindi sta anche viaggiando bene a livello nazionale. Avete già avuto delle belle soddisfazioni? Sì, è bello che quando è uscito subito il giorno dopo il TG1 appunto ci ha fatto il servizio, una cosa abbastanza che ci ha sorpreso, perché lì abbiamo detto cavolo, vuol dire che il brano comunque è piaciuto, perché se vai sul TG1 certo, non è una cosa che vanno tutti. Ecco, e poi da lì appunto... è iniziata una serie di cose e stiamo promuovendo, e quindi siamo abbastanza soddisfatti, ecco. E magari una collaborazione in futuro ancora con Davide, l'avete già pensata oppure
insomma aspettiamo un attimo. No, adesso siamo concentrati molto su questo brano, però per il fatto che comunque ci siamo trovati bene. Però l'idea c'è. Sì, 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 volendo sì. Quindi piove al dirotto sui canali social, YouTube hai appena specificato, sì. Penso anche Spotify, esatto. Sicuramente. E adesso ci prendiamo un caffè ancora, esatto. E poi andiamo nell'altra stanza a parlare un po' della biografia di Andy e di dove, da dove è arrivato e dove arriverà. Call the radio station, Radio Bruno. Siamo qui a Radio Bruno Extra Time, seconda parte con Andy. Ciao e bentornato. Siamo andati a bere un caffè prima, perché noi, sai, al mattino c'è qualche problema di cognizione, almeno per quanto mi riguarda. E prima abbiamo parlato del tuo successo con Davide De Marini, Si piove a dirotto, ma tu hai fatto musica ormai da tanto tempo. Facciamo anche una piccola biografia del tuo percorso. Da quando sei partito? Sì, beh, io ho iniziato a, verso 16 anni a appassionarmi di questa cultura hip hop. E all'inizio ho iniziato un po' a appassionarmi di graffiti, e poi chiaramente con il rap, con la scrittura, ho diciamo capito come potevo tirar fuori quello che avevo dentro. Quindi ho iniziato a concentrarmi molto sulla scrittura, sui testi. Poi da lì ho iniziato a fare le prime cose, i primi demo, i primi provini, e poi pian piano ho iniziato a trasformare questi testi in canzoni. Quindi ho iniziato a fare progetti indipendenti, pian piano la cosa è iniziata un po' a crescere e quindi poi dopo, in questi ultimi anni soprattutto, ho fatto molte collaborazioni perché volevo un po', insomma, spostarmi da quello che è il classico rap da cui ero partito. Quindi tu eri partito dal rap? Sì, rap molto classico, ero abbastanza anche chiuso come mentalità. Quindi adesso, invece poi sì, adesso crescendo. Sì, crescendo comunque volevo trovare nuove sonorità e mi sto molto spostando sul rap pop, ecco, se vogliamo dargli una definizione di genere, ecco. Quindi poi gli ultimi cose che ho fatto la collaborazione con Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazzosa, che fa l'affetto stabile su Rai 1, sì, al pomeriggio, sì, sì, esatto. E poi dopo sono arrivato appunto a conoscere Davide e fare questa collaborazione. Come è nata questo incontro con Davide? Perché prima non abbiamo parlato di Beh, questo. Sì, ci siamo È stata conosciuto. Una cosa casuale oppure? Beh, allora con Davide, devo dire la verità, come io ho detto anche a lui, ero fan quando ero ragazzino, perché quando ero ragazzino io e lui erano tutte le radio con Troppo Bella. Sì. E poi in questi anni, appunto, andando un po' in giro, ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e io ho proposto questo brano. Poi dopo è nato anche una stima personale, sì, e quindi abbiamo deciso poi di fare questo brano. E invece in futuro cosa ti piacerebbe fare, cosa stai preparando? Mi piacerebbe fare un album completo, ecco, perché adesso sto facendo solo singoli, però appunto l'album è un progetto un po' più grande e ti permette di tirar fuori più robe. E portarlo in giro anche live, ecco, mi piacerebbe molto andare in giro live davanti alla gente, davanti alle persone, che poi quello è il bello della musica. Quindi insomma, dai, questo progetto di creare un album, dai, speriamo che arrivi presto, sì, possibile, sì, sì. Perché è bello avere, no, l'album in cui raccogli i tuoi successi, oppure magari se sei in un momento particolarmente creativo ne scrivi, insomma, sì, una bella quantità, insomma, perché poi si va anche a momenti, no? C'è magari il periodo in cui sei molto creativo e produci tanto, magari a volte in cui sei più in un momento di riflessione. Sì. Dipende poi, molto dallo stato d'animo anche. Certo, e poi anche i live, magari cioè sei già in zona per poter venire a suonare, a cantare, fai già qualcosa. No, nel programma non c'è niente, però anche con Davide, e lui suona molto, sì. C'è la voglia di fare questa cosa, di portare il brano insieme, quindi molto probabilmente magari mi butto dentro nelle sue cose e, certo, e facciamo qualcosa insieme. Allora, in conclusione, ricordiamo i tuoi canali social anche per poter apprezzare la tua musica. Beh, quello che uso di più è Instagram. Ah, Instagram. Andy.music, poi dopo su YouTube chiaramente, o comunque su Spotify ci sono tutti i brani, tutti i video. Ecco, quello che uso di più sì è Instagram, anche se non sono tanto
pratico, diciamo. Siamo Chiara Ferragni, ecco. Insomma. Esatto. Va bene, grazie mille Andy, torna presto a trovarci, perché sono sicuro che produrrai delle bellissime cose musicali, perché già sei stato ospite qualche volta qui a Radio Bruno e che dire, è sempre un grande piacere ritrovarti. Piacere un mio. Saluto anche a Davide De Marinis. Un saluto a Davide De Marinis. Ciao Davide. Ciao, ciao, ciao. A presto, buona prosecuzione di video, sempre qui su Radio Bruno Brescia, ovviamente.